Eccoci. Eccoci, siamo live, perfetto. Buonasera. Adesso aspettiamo che arrivi qualcuno. Eccoci. Inizia a arrivare un po' di gente. Ok, aspettiamo che arrivi qualcun altro. Buonasera. Adesso aspettiamo che arrivi. Buonasera, ciao Valentina, ciao Alfredo. Ok, sta arrivando un po' di gente. Ok. Aspettiamo che arrivi qualcun altro. Sento l'audio indifferito. Loredana, ciao Loredana Gasparri. Ciao a tutti, possiamo iniziare. Allora, benvenuti amici di Thriller Nord a questa diretta, benvenuti anche a chi ci guarderà in differita. Troverete questa diretta sia nella pagina fan, su YouTube e naturalmente sul nostro sito. Oggi diamo il benvenuto a Barbara Aversa, Grazie. che ha esordito con il suo primo romanzo. A dialogare con noi ci sarà anche la mia collega di Thriller Nord, Claudia Cocuzza. Ciao a tutti. Allora, iniziamo a parlare della Figlia della Lupa, il tuo romanzo d'esordio con la D Editore. Ora ti chiediamo un po' la trama, senza farci spoiler, perché qualcuno che ci seguirà sicuramente l'ha letto, gli altri speriamo, li invoglieremo a leggerlo dopo la diretta, quindi parlaci un po' di questo romanzo. Dunque, nasce come un thriller e di fatto è un thriller. Mi piaceva molto il discorso di unire due diversi piani temporali, quindi si sviluppa tra gli anni, parte dagli anni 40 e arriva praticamente al 2018. Questi due piani temporali che apparentemente sono slegati, alla fine andranno in un certo modo ad intrecciarsi. È un thriller, mantiene quindi la linea del thriller, pur essendo fortemente introspettivo in alcuni punti. Ok, ci vuoi raccontare un po' la trama a grandi linee? Sì. Parte con Eva, che è la mia lupa numero uno, che si trova in un bosco per andare a conoscere quello che lei crede che sia l'amore della sua vita, in pratica. E ha investito di grande emozione, di grande aspettativa questo incontro, però quando arriva là, siamo nel primo capitolo, Eva muore. Questo si può dire perché avviene subito. E dopodiché la sua migliore amica, che si troverà ovviamente in un momento di grande disperazione, tenterà di indagare e di unire i tasselli per scoprire chi può aver ucciso Eva, che tra l'altro era una ragazza dolcissima. E nessuno, insomma, sembrava effettivamente sembrava impossibile che qualcuno avesse voluto ucciderla. E inizia un viaggio a ritroso per cercare di risolvere il delitto. E nel frattempo si faranno strada altri personaggi che piano piano con le pagine diventeranno sempre più importanti, tra cui Maggie, Liliana e assolutamente Giuditta, che in realtà sarebbe stata la prima che avrei dovuto nominare. La nomino ora, ma il libro parte molto da Giuditta, è così. Allora, tu hai diviso il libro in capitoli dedicati ognuno a una figura femminile. Vogliamo parlare di loro un po'. Io inizierei un attimo da questa amicizia di Eva e Luen, perché non nelle nostre interazioni social, purtroppo, noi abbiamo notato quanto le donne più degli uomini siano cattive con le altre donne. Mentre questa amicizia tra Eva e Luen dimostra che in realtà insieme siamo più forti, lo stiamo dimostrando anche adesso. Parlaci di questa amicizia e di questo legame. Io credo moltissimo nell'amicizia, questo emerge dal libro, ma credo anche molto nella solidarietà femminile. Infatti, mentre scrivevo il romanzo,
è nata la figura di Maggie, che apparentemente sembrava, insomma, non andare d'accordo con Luen, ma poi scatta anche là la scintilla, proprio come avviene nell'amore, secondo me, ci si riconosce, le anime affini si riconoscono. Penso molto che la solidarietà femminile sia uno dei temi principali del romanzo, forse è nato un po' in sordina e poi esploso, forse anche involontariamente, non era una cosa che avevo calcolato. L'amicizia tra Eva e Luen è l'amicizia, non direi perfetta, come dicono loro, è come un matrimonio, cioè nel senso ci sono momenti bui, momenti di luce, però non si mollano mai, ecco, questo sì. Loro hanno questa cosa che si dicono spesso, cioè ti amerò per due, nel momento in cui il tuo amore non basterà, io lo farò per due, per cercare di risollevare il nostro legame. Quindi io credo tantissimo in questo tipo di amicizia, che è molto rara, ovviamente, è molto molto rara. Poi sono le amicizie che ci salvano nei momenti più bui, sono loro che ci tirano giù dal fondo, praticamente. A proposito proprio di Giuditta, che tu volevi nominare per prima, sai benissimo che è il mio personaggio preferito. Parliamo un po' di Giuditta e poi Claudia, un po' di domande per te. Allora, Giuditta è una donna che decide proprio di non uniformarsi al branco. Quindi è caparbia, è coraggiosa, è una donna forte, ma questo non vuol dire non essere fragile. Mi piaceva molto il concetto che accanto ad una grande forza potesse esserci una grande fragilità, perché Giuditta è fragile, ma nello stesso tempo è caparbia, vede i suoi obiettivi, non le spaventa andare avanti pur di raggiungerli. Lei va avanti nonostante gli altri, nonostante Nonostante, sì. il branco che comunque non la accetta, che tenta di rifiutarla, ma lei non importa perché lei è forte. È una donna che ce la fa anche da sola. È E un infatti personaggio volevo dire. che è il mio personaggio, in realtà anche il mio preferito, nonostante io mi sia identificata poi andando avanti nella scrittura con un altro, però è il mio personaggio preferito perché secondo me ha quelle caratteristiche di caparbietà che sono davvero ammirevoli, cioè una donna che non si mette paura, ecco, questo sì, questo è bellissimo secondo me. È pieno di donne così, di donne forti. Infatti, come diceva Fiorella, il romanzo ha quasi una struttura corale perché è narrato dal punto di vista di queste quattro donne, se escludiamo Eva che troviamo solo al primo capitolo. Però fra tutte spicca la voce di Giuditta, quindi si percepisce che tu abbia un legame particolare con questo personaggio. Sì. Ha un significato per te, rappresenta una figura che ha avuto un'importanza nella tua vita o è immaginario? Dunque, in parte è immaginario, ma è un personaggio fortemente ispirato a mia nonna, che mi ha aiutata molto durante la stesura del libro, anche perché ci sono delle parti, diciamo, storiche, che non potevo conoscere così nel dettaglio, e lei mi ha aiutato tanto mentre lo scrivevo, quindi è per lei. Si percepisce, emerge proprio, si Grazie, infatti tu mi sembra che nella recensione hai detto anche che c'è la scrittura che ti è piaciuta in maniera particolare, era molto delicata, e grazie per la recensione bellissima tra l'altro, e diciamo che è vero che ho avuto una particolare cura nelle parole, volevo davvero rendere giustizia a questa figura, sì. utilizzi immagini particolarmente poetiche, che in un thriller non sono così comuni. Grazie. Spiccano. Andiamo avanti con le Lasciamo amiche. Giuditta. Sì, c'è Maggie, no? Maggie, lupa numero 4. Sì. Ecco. Io Maggie, quando ha cercato di instaurare l'amicizia con Luen, l'ho sentita molto sola, perché aggrapparsi a lei, che diciamo poteva essere tra virgolette un antagonista, ma in realtà no, significa che lei aveva bisogno di un appoggio. E Maggie attraversa un periodo particolare e qui si parla un po' di maternità, perché Maggie deve cercare di incastrare tutto, Maggie deve badare i figli e
a momenti, come dico nella recensione, abbiamo bisogno di uno stacco, non c'è vergogna nel dirlo, no? Che a volte la quotidianità ci pesa. Però Maggie ha avuto anche questi figli attraverso il FIVET, quindi questa maternità voluta, cercata, forse quasi come soluzione per tenere in piedi un matrimonio. Secondo te, la scelta di Maggie è la scelta magari di donne sole come lei o di donne che cercano di avere dei figli in questa maniera, è più dettata da una scelta intima, da una volontà? Oppure ho questa sensazione per Maggie in particolare che sia qualcosa legato a obsolete convenzioni, no, della nostra società. Allora, dunque, diciamo che posso rispondere per quello che ho pensato mentre scrivevo Maggie. Io credo che Maggie inizialmente credesse molto nel suo matrimonio, racconta tra l'altro la luna di miele e pensava che fosse tutto semplice. Poi si è trovata in una realtà, in una società dove comunque si aspettavano delle cose da lei e adesso siete sposati e fate un figlio, adesso avete fatto il primo, fate il secondo e lei non reggeva, ma non ha avuto la forza di dire no, lei si sarebbe dovuta fermare e dire no. È andata avanti, ha fatto un percorso doloroso che nessuno, in realtà Maggie è stata sola, soprattutto nel percorso della FIVET, perché nessuno le è stato realmente vicino. La Certo, madre diceva, mi vabbè, fa ma... un'immensa tenerezza, Sì. anche da questo punto di vista. Sì, perché la madre gli diceva: se non farai un figlio, perderai tuo marito, lo perderai, quindi devi assolutamente farlo. E lei si è trovata in questo caso a fare delle scelte che, nonostante lei ovviamente ami tantissimo i suoi figli, e questo lo ribadisce più volte, lei non era convinta del percorso, lei ha sofferto tantissimo. Vedere Luen, secondo me, che in un certo senso sì, c'è una rivalità, no? Possiamo dirlo che c'è una rivalità, però è anche vero che c'è quell'istinto di solidarietà femminile e di amicizia che supera quella rivalità, no? Vale, E riesce a farlo perché Maggie vede in Luen un po' un capobranco. Luen è sicuramente più forte in apparenza, apparentemente più forte, perché poi ha tantissime fragilità, però riesce comunque a riconoscere quel senso di sorellanza che le è mancato, perché a me gli è mancata tanto la sorellanza. E io penso che in questo libro ci sia molto la sorellanza e la sua assenza. concordo. E allora, abbiamo visto una carrellata delle quattro voci narranti, io ti do la mia impressione da lettrice. Per un motivo o per un altro mi sono immedesimata un po' con i tre personaggi che narrano nel presente. Li ho sentite come mie coetanee perché forse lo sono, perché come Sì. loro io sono cresciuta a pane Beverly Hills e viva Dylan per tutta la vita. E quindi ti dico che sono stata un po' Luen per la sua tenacia, per la sua ambizione, sono stata un po' Eva per la sua visione sognante della vita, sono stata tantissimo Maggie per la sua capacità di fare da funambolo tra la vita familiare e gli impegni lavorativi. Ora, il tuo rapporto con Giuditta è particolare e si vede, però penso che tu ti sia rispecchiata in una di queste tre figure. Chi sei tra Eva, Luen e Maggie? Guarda, in realtà sono tutte e tre, anche se per alcuni modi di fare e alcune piccole fissazioni, dalle patatine alla paprika, che ne so, al Berlucchi, a Beverly Hills, o Buffy, sono sicuramente molto Luen. Volevo portare proprio delle caratteristiche mie, cioè la felpa di Buffy, per dire, ce l'ho anche io, quindi mi piaceva Ah, ma proprio. non me l'hai detto, altrimenti, non me l'hai detto, altrimenti ti avrei chiesto di portarla in diretta e di farcela vedere. No, È ma io vero. posso uscire l'album delle figurine di Beverly Hills, se volete lo vado a prendere. No, che poi all'inizio ero anche piccola, quindi io l'ho iniziato a seguire dopo, perché all'inizio non lo capivo tanto, perché ovviamente ero piccola, però dopo, insomma, l'ho capito bene. Quindi ero appassionata, sì. In questi aspetti sono tanto Luen. Infatti gli aperitivi, non a caso, li chiamiamo ormai le pause Luen, perché lei aveva questa cosa del Berlucchi, eccetera, così bla bla. E anche il bla bla, niente, l'ho attaccato a Luen. O il contatore, non lo so, vabbè, insomma è molto bello.
Però c'è da dire che in realtà paradossalmente mi sento anche Maggie, nonostante io non abbia figli, però c'è in Maggie quella capacità di amare credendo che l'amore possa essere il collante per tutto. La verità è che non lo è, però quando ti ci trovi e quando hai quel determinato carattere, credi che amare risolva le cose. Non è così. Maggie ci prova, però Maggie ama tantissimo, è la sua caratteristica principale. E in Eva sicuramente di Eva c'è l'insegnamento, perché sono un'insegnante, e anche questo, sì, questo romanticismo, questo voler comunque credere che le cose possono essere come nei sogni. Eva era molto sognante, era molto così eterea. Ecco, c'è un po' di... Quindi io direi un po' tutte e tre, forse lui è un po' di più. Infatti. Mentre Claudia si rispecchia in Maggie, anch'io un po', perché non arrampicarsi nella quotidianità, io mi rispecchio molto in Giuditta. Ora, non lo sapevo, ti ci vedo tantissimo. Sei Tantissimo, veramente davvero. tanto. Forse anche un po' troppo testarda, però la ammiro per quello, tantissimo. Sì. Ascolta, parlaci un po' di questi personaggi maschili, perché stiamo parlando delle figure femminili che ovviamente predominano in questo romanzo, però ci sono anche delle figure maschili positive, quindi parlacene un po'. Molto. Allora, vabbè, il mio personaggio maschile preferito è l'Emilio, anche se ovviamente è un personaggio particolare che fa tanti errori, però non lo so, è un personaggio al quale sono molto legata. Ma prima di tutti, Papà Minichino, sicuramente il papà di Giuditta. Nonostante sia solamente per una parte del libro, riesce a darle quell'impronta perché comunque la fa sentire completamente accettata. E questa è la forza di Giuditta, pensare di avere diritto di sentirsi accettata, cose che a volte noi donne ci perdiamo. A volte noi donne pensiamo che siamo nell'errore, e invece no, lei pensava di essere nel giusto perché lo era. E secondo me tanta consapevolezza gli era stata data da Papà Minichino. Quindi lui sicuramente è un personaggio molto molto positivo. Trovo anche Gabriel Langhirano, che affianca Luen nelle indagini, è un personaggio buono e positivo. E anche Daniel, il ragazzo del pub, del locale, va a scrivere. Comunque anche lui la sprona molto, le dice sempre di scrivere, di continuare, di insistere. Quindi anche lui mi piace molto. Beh, beh, mi piace come se non l'avessi scritto io, no? L'ho scritto in Ma io, guarda, io non scrivo, però da come parlano gli autori, si capisce che poi alla fine i vostri personaggi diventano persone, quindi percorrono un cammino per conto loro, no? E noi lo seguiamo molto volentieri questo cammino, anche perché so che alcuni autori dicono: lui è andato, cioè, il personaggio è andato dove voleva andare, non dove volevo che lo indirizzassi io. Però è così che prende vita un romanzo, proprio nel vero senso della parola. Quindi, È vero, giusto e così. infatti forse te lo ricordi, perché tu hai letto il romanzo prima, Maggie aveva uno spazio ridotto all'inizio. Cioè, Maggie veramente si è fatta proprio spazio, ha detto: oh, ma che so sti pochi capitoli, io devo avere più spazio. E quindi ha sgomitato, e quindi mi sono trovata che alla fine è la protagonista e la coprotagonista assolutamente come le altre, mentre in realtà all'inizio era nata tipo come rivale, tra virgolette, ma invece no, non era pensabile, aveva troppe cose da dire Maggie. Insomma, ha preso la sua strada. È più tenace di Sì, hai quello fatto bene. che È tenace, sì, no, sembra. Maggie è tenace. E poi invece, per tornare agli uomini, dunque, per esempio Lorenzo, che è il marito di Luen, comunque ha secondo me una grandissima forza. Non riesce a stare al passo di Luen come per tante cose. È una persona più semplice, è una persona meno sfaccettata, diciamo meno spigolosa, però comunque riesce a fare quello che molti uomini nel libro non riescono a fare, ovvero accettare una donna esattamente per quello che è.
anche con le proprie dicotomie, antitesi. Lorenzo lo fa, soprattutto sul finale, soprattutto dopo aver rischiato di perderla. Comunque lui ce la fa a vederla davvero. E infatti le dice che comunque è proprio per questa sua particolarità che si è innamorato di lei. Sì, Quindi alla infatti, a un fine certo poi punto. gli uomini, ma ce ne sono di uomini Sì. anche interessanti. E vabbè, Tommaso è forse è più fragile. Sì. Diciamo fragile, ok. Diciamo frase che io sono buona. Non possiamo dire di più. Io no, Non lo tu no, tu dico. stai attardita, quindi lo so. Però diciamo che ha delle fragilità, delle insicurezze, però che sono diverse da quelle dell'Emilio, sono molto diverse, secondo me, però entrambi hanno delle fragilità. Concordo. Parliamo un po'. Parliamo un po' della struttura. Allora, la figlia della lupa è un thriller, su questo non ci piove, però secondo me l'aspetto storico-sociale è se non predominante, quantomeno paritario rispetto alla trama thriller. Quindi io mi chiedo se l'idea iniziale fosse quella del thriller e dopo è nata la storia delle quattro donne o viceversa o sono nate insieme. È strano, allora io ho pensato sempre al thriller, perché io sono un'appassionata ai thriller, e quindi secondo me, cioè, diciamo, si doveva partire da quello, quindi l'idea era comunque il thriller, però assolutamente volevo inserire la figura di Giuditta. Quindi dal thriller e dalla figura di Giuditta mi è nato il discorso dei due piani temporali e poi piano piano la parte introspettiva. Diciamo che non mi aspettavo che fosse così introspettivo alla fine, invece mi rendo conto che mi dicono che è parecchio introspettivo su alcuni punti, Molto. che ci sono, che analizza vari stati d'animo. Me lo dicevano anche l'altro giorno a una presentazione, per esempio, che c'è, non so, la perdita che viene affrontata, vengono affrontate tante tematiche, insomma, importanti in effetti, e quelle sono venute strada facendo. È nato proprio per me come thriller, sì. Ok, ma anche la struttura della narrazione è particolare, perché noi abbiamo quattro focalizzazioni interne, se togliamo sempre Eva, che troviamo solo sul primo capitolo. Quindi noi abbiamo un narratore in prima che varia di capitolo in capitolo. Com'è iniziata la narrazione? Cioè, tu come hai iniziato a scrivere? Era già impostata in questo modo? Sì, io ho scritto sempre in prima, tranne l'ultima parte di Giuditta che era in terza, ma per motivi che secondo me avevano senso, perché non posso spoilerare, però secondo me ci stava il passaggio in terza, ma in realtà poi alla fine in fase di editing è stato modificato in prima, ma tutti gli altri erano comunque in prima e lo era anche Giuditta, per quasi tutto il libro era in prima. Io come lettrice ho sempre amato i libri scritti in prima. È come se vivessi di più il personaggio, ma mi Medesimi. rendo conto, è un gusto personale, però non lo so, io quando leggo una scrittura in prima resto affascinata, mi sembra di sentire le emozioni del personaggio. Riesci a medesimarti meglio nel personaggio, certo, ma Sì. anche la struttura temporale è particolare perché noi abbiamo due piani temporali. Abbiamo la narrazione di Giuditta e Liliana che parte dal secondo dopoguerra e arriva ai giorni nostri. E poi abbiamo la narrazione di Luen e Maggie che invece si trovano sul piano della contemporaneità. Poi questi piani andranno a convergere sul finale del romanzo. Comunque, si nota come le difficoltà che hanno vissuto Giuditta e Liliana non sono poi così diverse da quelle che vivono Luen e Maggie oggi nel presente. Quindi ti chiedo se secondo te la società di oggi è più a misura di donna o se in realtà non è cambiato molto in tutto questo tempo. Dunque, diciamo che io credo che le difficoltà siano diverse. Quelle che affrontano Liliana e Giuditta non sono proprio le stesse di Maggie, Eva o Luen, ma convergono su molti punti. Quindi è vero che le cose sono cambiate, ma non abbastanza, perché Maggie, ad esempio, affronta delle difficoltà impensabili per i nostri giorni. Cioè, una donna così, completamente, che si sente così sola nella maternità,
così sola, abbandonata in un percorso anche di tipo sanitario, o così sola all'interno del matrimonio, senza poter parlare con nessuno, senza avere aiuti. Questo io lo Sì, trovo anche perché veramente. la mamma, come dici tu, no? La mamma alla fine le dice: se tu non hai figli, il tuo matrimonio fallisce. Si parla proprio, come dicevamo prima, di convenzioni di un tempo che non dovrebbe esserci più, cioè non dovremmo più sentirle queste cose, ma si sentono, cioè, non è solo il romanzo, sono cose che veramente ancora rimangono e infastidiscono e veramente lasciano sole le donne, magari in circostanze in cui avrebbero ancora più bisogno di supporto. Sì, Forse lei soffre più, scusami, forse lei soffre più di un retaggio culturale che è sbagliato, piuttosto che di un aspetto sociale. È più la sua famiglia che non riesce a però Maggie sostenerla. non è. Non riesce a reagire, non riesce a dire no, io questa cosa non la voglio, ne voglio un'altra. Giuditta sì, lei no. E quindi si adatta a quelle che sono le regole non dette o dette a bassa voce, in cucina, come racconta di quando la madre la ferma e gli dice guarda che tuo marito lo perdi così. E lei pur di, per non perderlo alla fine accetta l'inaccettabile per lei, è inaccettabile per lei. Certo. Allora, ricordo a chi ci sta seguendo che se hanno domande possono intervenire tranquillamente, noi le comunicheremo a Barbara. Giusy Ranzini, ciao amica mia. Allora, non è sempre facile accettare una persona per quello che è, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna. Eh già, è vero. E Valentina Cavo, che è stata la tua presentazione, ti fa i complimenti. Tra l'altro, una bellissima presentazione quella che hai fatto. Quindi, Valentina è una nostra collaboratrice, quindi c'è stata una sorta di mini raduno di collaboratrici di Thriller Nord, perché ricordiamo che tu sei tra le nostre collaboratrici. Allora, la figlia della lupa. Quindi, tu oltre a nominare questo di animale, parli anche dell'amantide, quindi l'amantide e la lupa, il significato di questi animali all'interno del romanzo. L'amantide compare in un momento molto particolare del romanzo e compare in sogno a Luwen. In realtà io sono sempre stata affascinata dalla figura dell'amantide religiosa. Anche a me è comparsa in sogno alcune volte e devo dire che a livello, diciamo, esoterico, se possiamo dire, spesso l'amantide è collegata alla spiritualità e al mondo femminile. Quindi mi piaceva molto questo inserire questo animale, questo insetto, diciamo animale, che comunque richiamasse il femminile, come la lupa. Ovviamente la lupa è volutamente femminile, però secondo me va a richiamare comunque degli animali anche molto in parte individualistici, perché le mie protagoniste sono alla fine fortemente, riescono ad evolversi e a diventare centrate su se stesse. Perché è con fatica che lo fanno questo, però alla fine ci riescono. E quindi all'inizio anche Maggie è indecisa, è insicura e ha tante perplessità, ma riesce ad avere il suo riscatto. Ecco. E quindi la mantide è molto collegata, secondo me, in questo caso che era collegata alla perdita di Eva, collegata al mondo invisibile. Ecco, l'ho pensata così. Ok. Allora, c'è una domanda di François Morlupi che salutiamo. Ciao. Prossimamente sarà anche lui con noi in diretta. Volevo chiedere a Barbara quanto l'ha aiutata per la scrittura e veicolare cultura tutti i giorni, essendo lei una professoressa. Diciamo che io penso che la cosa che mi abbia aiutato di più. Allora, sicuramente ci sono dei riferimenti letterari che se non facessi l'insegnante forse non mi sarebbe venuto in mente, che ne so, mi viene in mente Dante, ho fatto tantissimi riferimenti danteschi, oppure La lupa di Verga, ci sono molti riferimenti letterari, ma io credo che la cosa che mi abbia aiutato di più sia stato leggere molto. Leggere tanto, leggere in maniera ossessiva da quando ero piccola, soprattutto questo genere, perché in realtà poi alla fine l'insegnamento
non ha moltissimi aspetti creativi, lasciatemi passare il detto in questo modo, però no, non è proprio il pieno della creatività insegnare, ci sono degli aspetti, ma invece leggere stimola tantissimo poi la produzione letteraria, quindi ti viene, cioè se leggi tanti libri che hanno determinati meccanismi, uno può dire, vabbè, perché no, ci provo, ci provo. Guarda, io credo che nel mestiere dell'autore leggere sia importantissimo e non credere che sia scontato, perché io ho sentito degli autori sostenere che l'importante non è leggere, ma viaggiare e non c'è bisogno di leggere per saper scrivere. Chiusa questa parentesi, Loredana, ci Vabbè, ma scusi, poi io si il libro non vede. l'ho ancora letto. Come Claudia? Dico, poi si vede, non scendiamo nei dettagli, ma. Sì, ma si è visto. Allora, Loredana Cescutti, ciao Loredana. Io il libro non l'ho ancora letto, ma come sapete l'ho comprato da poco, verrà il suo momento. Ma più ne parlate, più mi state facendo voglia di venire voglia di leggerlo, sia per i salti temporali che per le diverse voci narranti che trovo sempre stimolanti nei romanzi. Loredana Gasparri, già solo perché ci sono riferimenti a Dante e più volte il libro farà un bel salto in avanti nella lista di lettura. Grazie. Ecco, siamo e poi ovviamente chi lo leggerà ci farà piacere insomma avere il vostro parere, potete pubblicarlo anche nel gruppo Thriller Norn, insomma fateci sapere, fate sapere all'autrice cosa ne pensate. Parlaci un po' adesso, tu sei un esordiente, sai benissimo che noi diamo tantissimo spazio agli esordienti, abbiamo la sezione Nuove Penne e quindi vogliamo sapere. Insomma, un po' di consigli, il tuo percorso per la pubblicazione praticamente. Raccontaci un po' qual è stato il tuo iter per arrivare poi a questa casa editrice a cui faccio i complimenti sia per la copertina, di cui parleremo dopo, e per l'editing e per aver sviluppato insieme a te il romanzo in maniera eccellente. Grazie. Dunque, io ho iniziato a scrivere, diciamo, il romanzo poco prima del lockdown. Sono andata avanti moltissimo durante il lockdown e sono riuscita a finirlo. Quindi, diciamo che i tempi, sono stati abbastanza brevi. Io penso che più o meno, ma forse un anno, ma neanche di meno di un anno per scriverlo. E poi l'ho inviato, ma devo dire la verità, non l'ho inviato in maniera proprio forsennata. Non lo so, cioè lo mandavo un po', poi ne parlavamo anche, ricordi? Lo mandavo un po', poi dicevo, Sì. vabbè, poi lo rimando. Così ho avuto, devo dire la verità, molto velocemente, mi pare quattro proposte. Sì. Quindi, e anche abbastanza ravvicinate, fino a che è arrivata quella di editore che mi piaceva moltissimo sia le tematiche che trattava, la vita sui social che faceva, perché sono molto attivi sui social, e poi il fatto che fossero a Roma. Allora ci siamo incontrati e quando ci siamo incontrati devo dire che c'è stato subito feeling, anche perché comunque io dovevo fare un lavoro di editing, insomma, volevo vedere come mi trovavo reciprocamente, ci siamo trovati molto bene. Guarda, ma penso dopo una settimana, due avrò firmato il contratto, tutto molto, molto veloce, sono stupita in maniera positiva. Positiva, Sì. certo. Anche io, perché tu sai che io avevo delle remore, invece devo ricredermi, lo faccio pubblicamente perché, ripeto, io ho letto il libro, ho fatto da beta reader e sono felicissima di questo, e quindi vedo tutto il lavoro che è stato fatto e davvero un lavoro di qualità e sono felice di dirlo perché non è una grande casa editrice, è una piccola casa editrice che sta crescendo e questo è anche di conforto anche per gli autori esordienti, sapere che c'è della qualità anche senza dover per forza subito puntare in alto, ma crescere piano piano e dare possibilità a queste case editrici di pubblicare qualcosa di valido. Ecco. Assolutamente. E se posso intervenire, questo lo faccio come blogger. Mi è capitato che molti esordienti magari
per concorsi o per altre motivazioni, siano subito approdati come esordienti in case editrici più grandi. E a volte non sempre la casa editrice grande garantisce visibilità all'esordiente o garantisce comunque un certo lavoro di editing. Quindi devo dire che in questo la mia casa editrice davvero è, cioè, sono Sì, bravissimi, bravissimi. concordo, concordo. E io mi ricollego allora al fatto che tu sia una blogger e sia molto seguita sui social e quindi ti chiedo come ti ha agevolato questo bacino di follower così ampio nel tuo esordio e se c'è un rovescio della medaglia il fatto di dover essere social tutti i giorni. Dunque, sicuramente la pagina è molto impegnativa, non potrei dire diversamente perché mentirei. Sapete che io sono veramente senza filtri, dico le cose come le vivo. La pagina impegna perché comunque adesso, per esempio, ho tantissime collaborazioni arretrate che stanno là perché è tutto fermo. Il mio lavoro ora, ovviamente, sono concentrata sulla lupa. Ho conosciuto tantissime persone sulla pagina, che poi sono diventate amiche, amici, che mi stanno supportando. Per esempio, sono andata a Milano al Book Pride. Un autore che ho conosciuto sui social, su Instagram, Cristiano Parafioriti, mi ha presentata insieme all'altra ragazza che ho conosciuto sempre sui social, che è Tiziana Ricci. Quindi, comunque, alla fine io non vedo il risvolto della medaglia negativo. L'unica cosa è che certamente ti impegna. Non è che tu puoi dire io, Barbara, io Miss Sparkling Books, non posso dire Instagram lo apro tra 3 giorni. No, non Certo. saprei come fare, ma poi non sarebbe neanche corretto nei confronti delle persone che mi seguono, che magari aspettano una recensione o magari mi mandano un commento sul libro. Comunque, giustamente ci deve essere una certa velocità, questo sì. Però non, no, ecco, lo trovo davvero molto positivo. E se mi ha aiutato il bacino di utenza, sì, è vero, sì. Anche a creare contatti, quindi, certo. Sì, perché altre blogger si sono appassionate alla storia, hanno voluto leggere il libro, mi hanno sostenuta e devo dire che insomma le ringrazio tantissimo, ecco, veramente per il sostegno, il branco, come lo chiamano loro, il branco delle lupe, noi figlie, hashtag, noi figlie della lupa, e devo dire che insomma sono state veramente preziosissime. Bene. Allora, leggiamo un po' di commenti. Loredana Gasparri, Leopardi diceva esattamente il contrario sul fatto che non serve leggere, quindi Leopardi diceva che non era proprio un emergente. Diciamo che però Leopardi ha vissuto un'epoca in cui la cultura e la lettura erano il centro nevralgico, come si dice, no? Non c'era la TV, non c'era nulla, quindi anche non leggere, però vedere il mondo con occhi diversi in un'epoca diversa cambia l'approccio. Alessandro Maiucchi invece dice leggere è fondamentale, quindi abbiamo creato un po' di Stalgari non visita mai i luoghi dei suoi romanzi, eppure sono gran belle storie ambientate in modo credibile. Insomma, diciamo che ci sono tantissimi, tantissimi pareri. Ci saluta Rosario Russo. François ti dirà assolutamente cosa ne pensa. Allora, parlaci un attimo dei prossimi progetti. Se hai già un libro in cantiere, se non ce l'hai, che genere ti piacerebbe scrivere? Insomma, spulciamo, pettegoliamo un po' sul futuro di Barbara Aversa. Allora, diciamo che allora, libro posso avere delle idee, ma onestamente sono molto concentrata sulla lupa adesso, anche perché è uscito il 23 febbraio, quindi sono molto presa, E insomma, dalla. piccolino, è neonato, bisogna farlo crescere. Siamo La qui lupa anche è per grande. questo. Sì, mi sento in dovere di farlo, no? Cioè, comunque devo concentrarmi sulla lupa e quindi per ora diciamo mi concentrerò sulle presentazioni e ne abbiamo diverse perché abbiamo sicuramente andremo a Firenze, a Bologna, a Pisa e vabbè, Colleferro che sta vicino Roma e Napoli.
il Salone di Torino, che mi emoziona tantissimo perché io sono andata come influencer l'anno scorso, sì, l'anno scorso, l'ultima edizione ero come book influencer, quindi andare Ottobre, davanti. quella che hanno fatto a ottobre, giusto, perché poi la rimandarono per via del Covid, certo. Sì. Perché con il fatto che era saltato più volte, quest'anno è ottobre e poi hanno fatto maggio. E Maggio, quindi sì. abbastanza Ma non ci importante. dispiace. Sono contentissima, contenta, non vedo l'ora, insomma. Quindi sicuramente, ecco, ora sono più concentrata sulle presentazioni e su la lupetta, portarla in giro, parlarne. E anche l'altro ieri abbiamo fatto una presentazione all'Università Popolare di Bracciano. Insomma, gli eventi sono tanti e sono contenta, sono contentissima. Ecco, mi piace pensare alla lupa adesso, la lupetta. Bene, pensiamoci. Ascolta, tu prima di essere scrittrice nasci lettrice, lo sappiamo, collaboratrice di Thriller Nord. Io che ho vi ho tutti sotto controllo, no, non è vero, però vi ho tutti sotto mano, so più o meno che genere piace a voi, no? Come singoli, quindi forse funzioniamo anche per quello, ognuno legge ciò che ama. E tu adori i thriller psicologici, cioè tu proprio li adori, anch'io tantissimo. Consigliacene qualcuno, quelli che ti sono rimasti in mente. Io ne ho in mente uno che secondo me nominerai anche tu. Dai, tiraci fuori qualche titolo. Io adoro i thriller, proprio quelli psicologici e anche domestici, adesso si chiamano, prima aveva un altro nome, insomma, rientrava più nel thriller. Comunque, tu sei la mia ossessione della Marsilio, se te lo ricordi, Fiore, ecco. È lui. Quello per me è stato un libro che io non sono riuscita ad andare a Bellissimo, dormire. Io dovevo capire bellissimo. come. Quindi quello secondo me è veramente meraviglioso sul genere. Poi un altro meraviglioso sempre è il Tribunale degli Uccelli, sempre della Marsiglio, ed è sempre un thriller psicologico. Questo forse non lo sentivi, non l'hai sentito questo Tribunale degli No, io Uccelli? me lo segno, Ah, me lo sì, no, segno. ma non puoi capire, meraviglioso. Poi c'è, insomma, sempre una dinamica un po' di coppia perché lei va a stare da sto tipo, insomma, per lavoro in realtà. Comunque pure quello è eccezionale. E questi sono proprio i primi due che mi vengono in mente sul genere che sono stupendi. E poi sicuramente io sono nata, cresciuta, mi sono formata con Agatha Christie, che ero piccolina e ho sempre letto, insomma, ma da piccola Agatha Christie. Quindi per me lei è in assoluto inarrivabile e siamo più sul giallo. E poi un'altra cosa ti volevo dire, sì, Camilla Läckberg. Ecco, Camilla Läckberg e Vivek Astaine, sono insomma thriller nordici, sono autrici che spesso utilizzano questo discorso del salto temporale e devo dire che le amo tantissimo. Camilla Läckberg, io amato soprattutto diciamo, i delitti che è molto difficile dire il nome. Provaci, va. Vabbè, la saga di Erika, ecco, Erika, Ok. Erika, Se no puoi e fare come Snoopy quando legge Fratelli Karamazov che dice, ma i nomi che non capisci, niente, li guardo e continuo a leggere. Io li guardo e basta. sì, praticamente sì, no, perché alcuni sono veramente complicati, però devo dire, insomma, che ecco, il nome della protagonista è semplice perché Erika. Quindi sì, no, quelli sono tutti veramente bellissimi, cioè dal primo all'ultimo, però se dovessi consigliare da quale iniziare, La principessa di ghiaccio, che è il primo, perché anche i personaggi vengono comunque presentati. E poi io ho un amore viscerale, lo devo sempre dire, per Andrea Camilleri. E poi alla Camilleri. fine sto rispondendo alla domanda che ti voleva fare Claudia, perché sapeva benissimo di questo amore per Camilleri. E sicuramente Io Rosario invece mi faccio un po' curto. starà dicendo qualcosa. Vediamo. No, a questo punto io ti chiedo, ma in parte hai già risposto, qual è stata la molla che ti ha fatto passare da lettrice ad autrice?
se c'è stato un evento scatenante per cui adesso mi siedo e comincio a scrivere. No, guarda, stavo facendo una passeggiata al mare vicino Roma, vabbè, Santa Severa, Santa Marinella, stavo camminando, leggevo sempre tantissimo e mi è venuta in mente, così camminando al mare, mi è venuta in mente una storia che era poi quella di Eva, insomma, e così camminando al mare, credo con la musica, perché poi ascolto sempre la musica, e mi è venuta in mente questa cosa, era una domenica, era estate, e ho detto, ma quasi quasi inizio, però no adesso, ma prima mi godo l'estate, inizio a settembre, a marzo era finito il libro, quindi insomma è stato tutto molto contemporaneo. Veloce. A proposito di musica, io questa domanda l'ho fatta spesso. Qual è la colonna sonora di questo libro? Che canzone gli appartiene? Mettiamola così. Anche qua non so se lo pronuncerò bene, comunque i Tommy Profit, secondo me sono proprio la colonna sonora di questo libro. Io ascoltavo e c'era In the End, che anche la versione di Linkin Park mi piace molto, ma mi piaceva in particolar modo questa rivisitazione, adoro, e io sentivo continuamente In the End. Continuamente, e poi anche l'altra, beh, difficile anche questa. Aspetta, qualcosa con Falling in Love, sempre di Tommy Profit. E poi sul finale ricordo che ascoltavo Sogni appesi di Ultimo. Ecco, proprio totale sincerità. Ho ascoltato queste cose, che poi Ultimo non lo sento generalmente, ma quella canzone mi richiamava. Sì, quindi la parte finale l'ho scritta ascoltando quella canzone e poi appunto questi di Tommy Profit e vabbè, anche Linkin Park adoro assolutamente, tantissimo. Io Allora, se Lu posso un po' sulla. Ah, stai leggendo qualche domanda? Vai. no, fai Claudia, fai, intanto io scorro un po'. Torno sulla progettazione del romanzo. Tu hai avuto l'idea e poi come sei andata avanti? Hai scalettato? Hai fatto i vari punti o a mano libera? Abbraccio. Guarda, io sono veramente politicamente non corretta. Mi sono messa tutta a scrivere senza schemi, senza mappe, senza niente. Così, io sono sincera, ve l'ho detto, rispondo senza filtri. Solo alla fine, a un certo punto, mi sono resa conto che avevo creato un albero genealogico così complicato che se non mi fossi fatta una mappa minima, mi sarei persa perché erano una famiglia immensa alla fine e quindi avevo questo ricordo, questa fase finale con il computer pieno di post-it, computer e parete dietro, c'erano tutti i post-it con scritto tipo questo, che ne so, fratello di questa, che insomma tutto così. E quindi c'era questo computer e questa parete piena di post-it gialli. Ho proprio questo flash. Piena di post-it, li mettevo ovunque e poi li capivo solo io perché ovviamente erano talmente complicati che giusto io li potevo capire. E quando ho finito, non riuscivo a staccare i post-it. Ormai era un arredamento. Non li volevi lasciare andare, li hai conservati? Certo. Quindi Certo. felpa di Berlinguer e post-it, al prossimo libro vogliamo vederli, perché questa Giusto, volta è creato, non ti ho detto nulla. Conserva tutto. assolutamente. I post-it gialli fanno tanto arredamento. Ah, buono a sapersi, vabbè. Allora, Francesca, ci vediamo a Torino, che quindi Cronaca qui ti ha reso omaggio con Andrea Un Monticone. articolo bellissimo. Concordo, sì, una bellissima sorpresa oltretutto, perché non sapevamo niente neanche noi di Thriller Note, che collaboriamo con loro. E François Morlupi, è impossibile essere un grande scrittore se non si è prima un gran lettore, a meno di non essere Baudelaire, che nasce una volta ogni 1000 anni. Valentina Cavo, King, oh, è qua. Ragazzi, è amore, ma sopra la mia testa c'è lui. Praticamente, e dietro c'è anche Conflitti, quindi.
Allora, King dice che lui scrive una storia alla volta e non si scrive neanche le idee che gli vengono in mente, perché se sono buone torneranno. Il libro che sta Vabbè, ma lui è scrivendo è King. come una moglie. Senti un po', il libro che sta scrivendo è come una moglie, le idee amanti e bisogna essere fedeli alla moglie, quindi credo sia giusto fare così se lo fa anche un grande autore come lui. Cosa dobbiamo dire a King? Niente, cosa gli dobbiamo dire? Loredana errata, corrige, mi sono espressa male. Leopardi studiava, leggeva moltissimo e si era costruito una cultura senza pari, non si sentiva mai all'altezza dei classici. Sentire qualcuno che dice che non serve tanto leggere per scrivere mi fa pensare automaticamente a lui che non smetteva mai di studiare, leggere e migliorare la propria espressione. Se lo diceva lui. Maurizio Alotta, Barbara ti fa un complimento. Non so se tu sia un thriller, Barbara, forse un po' sì, ma di sicuro sei meravigliosa. Grazie Maurizio, buonasera. King è il più grande, sì, è vero. L'altro King ha scritto diciamo, un libro dedicato proprio agli scrittori, io l'avevo On letto. writing, On writing. sì, on writing. Che poi io alla fine, ti ripeto, io non scrivo, non scriverò mai, parlerò sempre di voi, vi sosterrò sempre, ma non lo farò. Però c'era una pagina di on writing che per me era la Bibbia, e quando lo lessi la fotocopiai e la appesi in camera mia, dove non mi ricordo dove vivevo a quei tempi, e la appesi in camera mia a fianco alla Litania della paura di Dune di Frank Herbert, quindi due cose completamente diverse che poi mi hanno portato a, Cosa diceva? insomma, a come? Cosa diceva sulla Non me lo scrittura? ricordo. Sì, è tutto comunque sulla scrittura, sul suo percorso, che poi alla fine dicono che sia una Bibbia per gli scrittori. Io l'ho visto proprio come, per me sono tutti su una Bibbia. Che poi King, alla fine, se andiamo a vedere, è stato capace di parlare delle figure femminili, empatizzando con loro, perché io penso che per un uomo sia difficile, impersonare proprio un personaggio così, però ce ne sono tantissimi, dal gioco di Gerald a Rose Madder, insomma, anche lui ha dedicato e dedica sempre al mondo femminile. Infatti, nel 2023 uscirà Holly, dedicato a una delle protagoniste della trilogia di Mr. Mercedes. Dedica sempre particolare attenzione al mondo femminile, ai suoi problemi. Quindi, questo è una grande cosa, soprattutto perché è scritto da un uomo e riesce comunque a Sì. empatizzare tantissimo col mondo femminile. On writing è bello e istruttivo, insegna molto e racconta la vita di King in modo angosciante. Sì, Salvatore Argiola sta a ragione, perché anche secondo me così forse conta l'aiuto della moglie Tabitha. E tuo marito, Barbara, quanto ti ha, cioè come ti ha sostenuto? Io mi ricordo che comunque lui era presissimo, ha letto 10.000 volte il libro e. Il mio compagno, devo dire che è stato veramente molto, molto presente durante la scrittura, anche se quando ho finito il libro io dovevo stare assolutamente sola, non era pensabile che qualcuno mi parlasse nella fase finale. Non so se te la ricordi quella fase finale, era intrattabile. Quindi avevo bisogno di assoluto silenzio in un momento, tra l'altro, di lockdown, quindi è stato drammatico. Però lui è, insomma, devo dire, molto, molto contento. Sì, è stato sempre, mi ha sempre spronata tantissimo. E lui non è un grande lettore, se non, come sai, di King. Ha letto sempre solo Stephen King. Ti sembra poco? No, no, per Uno carità. potrebbe Poco ma passare anche la buono. vita a leggere solo Stephen King e va benissimo così. Cosa volevo dire? A proposito della copertina, io volevo accennarlo un attimo perché so che è stata una collaborazione con una grafica bravissima che ora sta vivendo un momento particolare, salutiamo Olga. Com'è nata la copertina e cosa ti ha suscitato quando l'hai vista? Niente, ringraziamo Olga e le facciamo un in bocca al lupo, sappiamo insomma che
Che il suo paese sta attraversando un momento particolare, non ce ne dimentichiamo nonostante siamo in diretta a parlare di libri e continueremo a parlarne perché i libri devono andare avanti nonostante ci siano decisioni un po' discutibili su alcuni autori che hanno deciso di bloccare alcune pubblicazioni e niente, però ci ricordiamo anche del momento che stiamo vivendo. Parlaci di questa bellissima copertina, molto evocativa. Sì, la cover in realtà, diciamo, l'idea generale mi era nata da un sogno. Avevo sognato questa cover con questa ombra, l'ombra della lupa, appunto, e ne avevo parlato inizialmente in realtà con Sergio, che è stato il mio editor, e avevo detto, insomma, che avevo sognato questa cover. Poi ne abbiamo parlato con l'editore e poi è stato proposto praticamente di fare la cover. Considera che avevamo dei tempi strettissimi, il libro era in uscita, doveva essere un lavoro lampo, penso che ci abbia messo, ma forse 3 giorni, non lo so, due, una roba così. E guarda, se io avessi preso la cover che avevo sognato e l'avessi riportata nel libro, identica, è stata bravissima, era esattamente quello che io avevo in mente. Poi, tra l'altro, la cover è bellissima perché si gira e c'è Sì, il è bosco che vero. lo segue, cioè è davvero Sì, è vero, molto bella. bellissima. E quest'ombra della lupa era quello che io assolutamente volevo, mi dava veramente l'idea del titolo e del senso del romanzo, quindi è stata bravissima, e la saluto con tanto affetto. La salutiamo La anche noi. copertina richiama un po' anche il tuo book trailer, che è molto Sì. bello. Ecco, Sì, il book è vero. trailer che potete trovare per chi ci segue sulla pagina Instagram, che la mia migliore amica si è prestata per fare la parte di Eva. È stato bellissimo girarlo e devo Ciao, dire Ilaria! infatti, Ilaria, devo dire che il ragazzo che ha girato, insomma, il videomaker è stato bravissimo, ha fatto un lavoro meraviglioso e quindi è 1 minuto e mezzo, ma rende tanto l'idea dell'incipit. Sì, c'è quell'atmosfera del oh mio Dio, sta per succedere qualcosa. Sì, Sì, assolutamente. in un bosco che non vi dico, a Rocca di Papa vicino Roma, un bosco assurdo, tutto buio. Io ho detto: Dio, ma ci saranno gli animali? Mi hanno risposto: certo. Dico: Dio mio, come si fa? Che poi è vero, alla fine, all'inizio, quando Eva si addentra nel bosco, ti dà questa sensazione di oscurità, di qualcosa celato, cioè, non filtra il sole, è tutto buio, quindi ti rendi conto che sta per succedere qualcosa. Quindi o te la fai sotto, smetti e continui a leggere, non continui a leggere, dici no, voglio saperlo, vado avanti perché voglio capire cosa c'è in questo bosco e che cosa succede. Quindi scopritelo anche voi che cosa succede nel bosco, perché poi andrete avanti con la lettura. Vediamo un po' se c'è qualche altra domanda, se arriva qualche altra domanda da chi ci segue. Nel frattempo, dici un po' dove possiamo trovare il libro, che c'è sia in cartaceo che in ebook. Forma Eccolo digitale. qua. Ora c'è anche in ebook, sì. Certo, Potete sì. acquistarlo su Amazon, in libreria, potete ordinarlo. Ci sono delle librerie convenzionate a Roma dove lo trovate anche a Scaffale, in zona San Lorenzo, su internet dappertutto vi arriva molto velocemente. C'è anche l'ebook ormai. Prendetelo, fatemi sapere, raccontatemi, cercatemi sulla pagina Instagram di Miss Sparkling Books. Io rispondo sempre, rispondo a tutti. E così, insomma, ci scambiamo anche le opinioni molto volentieri. Ma tu hai fatto delle cartoline, mi è venuto in mente Sì, adesso. assolutamente sì, e le ho anche qua per farvele vedere, mi stavo dimenticando, sono bellissime. Ecco, sì. Wow. Belle, vero? Messa al contrario? Sì. No. Così. Ok. Davvero, sì, sono bellissime, bellissime.
Bello, poi a noi lettori non abbiamo solo i libri, abbiamo i segnalibri, i gadget, le penne, io ho il ventilatore di trasporto, Sì, le devo dire cartoline, in ma questo. collezioniamo tutto. Certo, ma infatti devo dire che in questo di editore sono meravigliosi perché loro sui gadget fanno un sacco di cose, quindi le cartoline mi hanno stupito, sono state proprio belle, sono stata contenta. Sì, noi siamo ossessivo-compulsivi, quando ci piace un libro dobbiamo avere tutto. E siccome questo è il tuo esordio, poi quando pubblichi, una volta che leggi il libro di un autore, dobbiamo prendere tutti gli altri, quindi prenderemo anche gli altri. Allora, io direi, Sara Zanferrari, che bella scoperta, cara la nostra Miss Sparkling Books. Grazie. Sì. È vero, io sono felicissima, io e Claudia siamo felicissime di averti ospitata. Questo esordio spero che vada alla grande, che sia l'inizio di una grande carriera d'autrice. Adesso mi emoziono, ciao. E niente, noi vi abbiamo. Allora, la prossima presentazione, quella più a ridosso, qual è? Mi sembra di Perché lei. Firenze la prossima, però A Firenze, ok. ancora non so dirvi quando, ma sulla pagina anche su Facebook metterò tutti i riferimenti. La prossima mi sembra di Firenze. Benissimo, poi mettili anche nel gruppo, insomma, informaci così tiene. Tanto il Leonardo è praticamente sparso in tutta Italia, dalla Sardegna, la Sicilia, poi tutto il resto. Siamo 50 collaboratori che occupano lo spazio di tutto lo stivale, quindi magari chi è più vicino, sai come ha fatto Valentina, chi è più vicino arriva e insomma. Viene a trovare. Comunque ci tengo Esatto. moltissimo a ringraziare voi, specialmente Fiorella che è stata la mia beta reader, veramente mi ha sempre sostenuta e poi comunque anche alla famiglia di Thriller Nord, come poi ho scritto anche nel libro nei ringraziamenti, perché mi sono sempre sentita a casa, quindi grazie. No, grazie a te. E poi cosa diciamo noi? Troppa, sa? Di troppo c'è solo la febbre. Bravissima, bravissima. Allora, noi ringraziamo chi ci ha seguito in diretta. Vi ricordo che ci sarà anche la differita sul gruppo, sulla pagina, sul sito, su YouTube. Iscrivetevi al nostro canale perché trovate tutte le dirette che abbiamo fatto io e Claudia, Sara Zanferrari con Sabrina. Insomma, lì ci sono tutte. Seguiteci un po', facciamo crescere anche YouTube. E niente, ricordiamoci La figlia della lupa di Barbara Versa, la di editore. Grazie a te, Barbara, grazie a tutti Grazie a quelli voi. che ci hanno seguito. E chi vuole ci faccia sapere cosa ne pensa del libro, messaggi, recensioni, quello che volete. E a presto a tutti, ciao. Grazie Ciao, mille, grazie. grazie a tutti. Ciao. Ciao.